andiamo da un broker che ci indirizza verso la Argo Global, l'assicurazione più importante, cioè non più importante, l'assicurazione più spesa della Lega Pro. Questa Argo Global ha fatto circa 20 o 21 polizze per le 60 squadre della Lega Pro. Perciò è logico che il broker, voglio dire, si rivolge a Argo Global. Arriva la bozza dell'Argo Global che avete appunto sempre dentro la documentazione. La mattina che dobbiamo fare il bonifico, cioè che Camilli deve fare il bonifico all'Argo Global, e vi spiego perché tecnicamente Camilli, perché non essendo nessuno di noi amministratore, non essendo nessuno di noi proprietario neanche di una quota, poteva essere soltanto lui e attraverso il suo amministratore a poter corrispondere il premio alla Argo attraverso un conto corrente della Vitebese. Per due motivi. Noi potevamo essere i complicati dell'Argo Global, ma la polizza viene sempre e comunque intestata alla Vitebese, perché è la Vitebese che viene garantita a livello di regolamento. Giusto? Questo scopo. A questo scopo ritorniamo ad acqua pendente e portiamo ulteriore assegno di 35.000 euro al signor Camilli affinché quando partiva la telefonata da parte nostra, guarda che la polizza è pronta, devi fare il bonifico per rendere la polizza effettiva, attiva, affinché ci diano l'originale della polizza, lasciamo a disposizione di Camilli un altro assegnetto, bel assegnetto circolare da 35.000 euro, ok, dove lui di suo pugno scrive, di suo pugno, ce l'avete comunque sia nella documentazione. Ricevo dall'avvocato di Via Luca l'assegno di 35 ai fini del pagamento assicurazione Argo per fiduzione a S. Viterbese Castrense. Ok? 15.7.2. Non si capisce che è. Vabbè, comunque, è evidente, c'è la data dell'assegno. No? Questa bozza arriva il 17 o il 18, perciò noi a quel punto, come si dice a Roma, non so a Viterbo, sgarriamo da questo severissimo compromesso, tutto pagato, e ci tengo a precisarlo, un giorno e mezzo da quello che doveva essere la produzione di questa polizza che andava a sostituire la sua. Non so se lo sapete, 2 giorni fa, ormai 3 giorni fa, 4 giorni fa, la Argo Assicurazioni, un po' come successe l'anno scorso con la Gable a gennaio, non so se ve lo ricordate, è stata estromessa tra le assicurazioni gradite alla Lega. Però noi garanzie gliel'avevamo date. L'assegno a disposizione del Camilli per pagare e fare il bonifico l'avevamo appunto messo. Perciò torniamo dal Camilli e diciamo: ah, presidente, successo questo, lo sanno tutti, ci sono comunicati Lega, non è che noi siamo colpevoli di questo. Poi noi siamo tra persone che hanno dato già 150.000 euro, il campionato non è iniziato, non ho già fatto contratti a giocatori che tu ti puoi trovare, monte spesa o cose del genere, perché non è stato contrattualizzato nessuno, non siamo di quote, niente, perciò diciamo dacci un termine un po' più congruo per procurare questa fiducia a scambio, che
la proroghiamo. Ci abbiamo talmente tante garanzie che è soltanto un fatto di tempo di individuare, che quest'anno non è stato facile per nessuno, l'assicurazione, perché alcune compagnie non la facevano, altre la facevano, non è stato semplicissimo, di individuare l'assicurazione giusta, il broker giusto, che nel giro di qualche giorno ci appunto faccia questa fiduzione assicurativa. Vabbè, penso che conosciamo il personaggio. In tutta risposta, con la mano destra, questo è tutto il pacco delle nostre garanzie, fatto di good, fatto di specialmente con la Rivac SRL, fatto di immobili, fatto di piccoli soci azionisti con tutti i 7,30. Bilanci, depositati, certificazioni, e poi dulcis in fondo, a garanzia di tutto questo, 13-14 immobili della società Arriva, che fa riferimento a uno dei soci che doveva acquistare le quote. Eccoli qua. Con immobili con valori di 9.000 euro di valore catastale, 5.000 euro di valore catastale, 1.500 euro di valore catastale, 1.500 euro di catastale, 1.300 euro di valore catastale, 1.900, no, 15 euro, chiedo scusa, non c'è tutto questo magazzinetto, so, comunque. E questa è tutta la documentazione. Non abbiamo niente da nascondere, con niente e con nessuno. Un CUD per tutti, dottor Carmine Barbati, ASL RMB, CUD 116.791 euro di CUD, 16 immobili, bilancio Rivac, che è un immobiliare, 2014, bilancio Rivac, 2015, l'unico mio conto un cazzo, io ho 4 spicci, 7,30, 30.000 euro, niente di importante, 7,30, 30.000 euro, niente di importante, 7,30, 30.000 euro, niente di importante, però già sono centinaia di mila euro, camerale Rivac, statuto Rivac, costituzione Rivac, altro ulteriore unico, però questa persona non vuole essere, diciamo così, pubblicizzata, però altro ulteriore unico, sempre di azienda pubblica, eccetera eccetera, con altri 120, quant'è? $119.836, ok? Perciò 4-500.000 euro di liquidità, 16-17 appartamenti. Adesso, se qualcuno mi dice che non ci sono le garanzie per fare una polizza assicurativa, insomma, voglio dire, tanto è vero che Largo la polizza ce la fa, ma alla Lega non è gradita. E lì perdiamo un giorno, siamo fuori di un giorno, è il 18 rispetto al compromesso. Questo è sempre a disposizione, poi qualora voi me lo chiedete in maniera dettagliata.